da Parigi si chiude la storia di LTF, la società della Torino-Lione. Dopo l'ultimo consiglio di amministrazione nascerà un nuovo soggetto che gestirà la realizzazione del tunnel di base. Matteo Spicuglia. L'ultimo CDA, l'appuntamento che segna la seconda vita dell'alta velocità Torino-Lione. Finisce a Parigi la storia di LTF, 13 anni di vita e 1,5 miliardi di euro spesi per la progettazione e i cantieri delle discenderie, compresa quella di Chiomonte. Al suo posto nascerà un nuovo soggetto, quello che concretamente realizzerà il tunnel di base da Susa a Saint-Jean-de-Maurienne. Tabella di marcia con tappe già fissate, domani il CDA del gruppo delle Ferrovie dello Stato con il passaggio delle quote di LTF, in settimana il via libera del Ministero dell'Ambiente al progetto del tunnel, martedì prossimo l'appuntamento più atteso a Roma, la conferenza intergovernativa tra Italia e Francia che farà nascere a tutti gli effetti la società che gestirà l'opera. Ci saranno caselle da riempire, i nomi dei vertici da decidere, sarà poi il CIPE a definire i dettagli, a decidere soprattutto se il tunnel sarà scavato solo dal versante francese o anche da Susa. Ancora incerti i tempi, ma dal 5 gennaio sarà allargata la discenderia francese di Saint-Martin-la-Porte per rendere possibile l'arrivo della talpa. Sui costi il governo ha confermato la stima iniziale, 8,3 miliardi di euro, 2,9 la quota a carico dell'Italia. Ed ora la vicenda dell'assalto al cantiere di Chiomonte del 13-14 maggio 2013. La prossima settimana è attesa la sentenza del processo che vede imputati 4 attivisti no-TAV. Sono accusati di terrorismo, accusa che era caduta per gli altri 3 anarchici arrestati a luglio coinvolti negli stessi fatti. La procura aveva scelto così dopo i dubbi espressi dalla Cassazione sulla formulazione del reato. Oggi però, dopo ulteriori indagini, anche a Lucio Alberti, Graziano Mazzarelli e Francesco Sala è stato contestato il reato di terrorismo con una misura cautelare in carcere.